Bentrovati, sono in mezzo a una classe, sono in mezzo ai banchi e quindi questa è una nuova puntata di Per un pugno di, rifiuti. Dove siamo? Siamo a Montevarchi, questo è l'Istituto Petrarca e loro sono la seconda C. Fatevi sentire, fatevi sentire che siete bellissimi. E allora sono qui per presentarvi e quindi diciamo grazie a colui che ci informerà, che ci renderà edotti su quello che è il mondo dei rifiuti, il massimo esperto intergalattico di rifiuti, ovvero Aldo Ferretti. Un grazie veloce a Franco che è dietro la telecamera che ci permette di farci vedere e di farci sentire, ringraziamo Franco. Ma soprattutto, e qui attenzione perché possono fioccare dei 7 o degli 8 a secondo di quanto è intenso il vostro applauso, dobbiamo ringraziare colei che ci permette oggi di essere insieme a voi, ovvero la vostra professoressa Nicoletta Lavanni. Turbini, Tutti con l'applauso forte perché ho detto, guarda lui, come ti chiami? Basta. Cioè sei, ne date secche perché volevi l'otto te. Io ho detto potarsi di vecchio 7-8, ma la prof non si fa corrompere da un applauso, lo sapevi, vero? Sì. Meno male. Senti Cristian, già che sono con te, allora oggi si parla di rifiuti. Te sai che esiste una definizione per legge di rifiuti. E io voglio sentire la tua definizione. Secondo te, che cos'è un rifiuto? Secondo me un rifiuto è praticamente qualcosa che prende uno scarto di qualcosa che è successo. Per esempio potrebbe essere tipo uno mangia, un rifiuto potrebbe essere quello che rimane che non è stato mangiato, oppure in una lavorazione, oppure in un quaderno quando prende appunti anche il rifiuto è praticamente quando ormai è stato utilizzato il foglio su cui c'è stato su cui c'è stato scritto e ho rifiuto perché non è più utilizzabile. Cristian ha le idee molto chiare, hai capito? Può essere uno scarto di un qualche cosa o di un processo, tipo quando uno scrive in un quaderno il foglio che non è finito viene risulta scarto, oppure anche nel mangiare quello che avanza nel piatto può essere uno scarto. Chi altri vuole provare a lanciarsi in una definizione, così ci conosciamo, io conosco i vostri nomi, non guardate sempre me, guardate la telecamera, poi la telecamera ci pensa. Daniele o Davide? Daniele, che cos'è un rifiuto secondo te? Secondo me è anche la definizione che ha detto Cristian, cioè uno scarto che prima era qualcosa comunque che è stato creato anche dall'uomo. Ad esempio uno scarto di cibo, come una costoletta di maiale, quando viene mangiata rimane l'osso e quell'osso poi viene buttato via perché non è mangiabile dall'uomo. Sì, mi è piaciuto, sono precisi questi ragazzi, tipo la costoletta di maiale, quando arrivi all'osso, l'osso poi lo butti via perché non può essere mangiato. Altri esempi? Vengo di qua, come ti chiami? Erika. Secondo me è sempre uno scarto, però è tipo una cosa alla fine della sua vita che poi viene buttata e diventa rifiuto. Una cosa alla fine della sua vita che viene buttata e diventa un rifiuto. Tu come ti chiami? Chiara. Chiara. Cioè, per me uno scarto, come ha detto Cristian o Erika, è una cosa che ha preso vita però poi è stata uccisa e poi poi è diventato scarto. Questo è bello perché gli oggetti vivono, hanno una vita propria, quindi una cosa che è stata viva, che poi è stata uccisa perché insomma muore, si rompe o altro, e quindi viene buttata via perché non ha più motivo di essere utilizzata. Te come ti chiami? Francesco. Cos'è un rifiuto secondo te? Per me è un oggetto che non si usa più o è rotto, non si usa più e quindi Allora Francesco invece ci dice, caro Aldo, che secondo lui un rifiuto, sei lento Aldo a scrivere Non c'ho il T9
Ah, ecco. Allora, vai alla definizione di Francesco. Francesco, secondo lui, un rifiuto è un oggetto o che si è rotto o che comunque non utilizziamo più e quindi lo buttiamo via. Ok. Un'altra, vai. Un'altra? Un'altra, chi? Come ti chiami? Niccolò. Anche secondo me il rifiuto è uno scarto, che è un oggetto a fine vita, e che poi viene buttato via perché non si usa più. Anche per Niccolò è uno scarto, comunque un oggetto a fine vita, che poi viene buttato via perché non si usa più. E queste sono 5 definizioni che avete dato voi. Io vi ho detto che c'è una definizione per legge che identifica il rifiuto e adesso Aldo ci porterà a capire qual è la definizione giusta di rifiuto. Devo dire che qualcuno di voi ci si è avvicinato, giusto Aldo? Sì. Ci sono andati abbastanza vicini. Infatti, molto bravi. Diciamo che nessuna di queste risposte è quella giusta, quella perfetta. Però è anche vero che nessuna è quella sbagliata. Dove sta la fregatura? La fregatura sta nel fatto che effettivamente ognuno di queste definizioni ha una parte di verità, però non può essere la definizione corretta perché ci manca qualcosa, o forse perché avete aggiunto qualcosa. Allora, facciamo un esempio pratico così ci capiamo. Un rifiuto, diciamo, tendenzialmente è uno scarto. È vero, generalmente è uno scarto, ma non tutti i rifiuti sono scarti. Si prova a fare un esempio di un rifiuto che non è uno scarto. Tanto pensateci. Secondo, oggetto a fine vita che viene buttata. Qui la parola fondamentale è a fine vita, cioè una cosa che ormai è arrivata alla sua, ha ridotto, non è più utile, è una cosa che abbiamo acquistato, l'abbiamo usata o non usata, ora non ci serve più, non ci è più utile e quindi la buttiamo via. È vero, diventa un rifiuto, ma non tutti i rifiuti sono oggetti a fine vita. A volte si buttano anche cose che non sono a fine vita. Vi è mai capitato di buttare un vecchio giocattolo che era ancora funzionante magari, vero? Che magari usavate quando avevate 4 anni, 5 anni, ora ci giocate più, ma quel giocattolo era ancora buono, poteva ancora funzionare, giusto? Magari l'avete buttato, quindi non era a fine vita, però è diventato un rifiuto, vero? Uno scarto, uno dice pensa a uno scarto industriale o anche uno scarto del cibo, come ha detto il vostro compagno. Poi ci sono anche i rifiuti che non sono scarti. Se io prendo questa agenda della vostra professoressa, lo considerate uno scarto? E se la professoressa questo suo quaderno lo prende e lo butta via, diventa rifiuto? Chi è che ha detto no? Qua Fabio. Come ti chiami? Valentino. Valentino, perché secondo te se la prof butta via quel quaderno, quell'agenda, quello che è, non diventa rifiuto? Io penso che non diventa rifiuto perché può anche essere riciclato. Si è vista tecnologia che la carta con dei vari metodi può essere riciclata e in un certo senso può essere giusto. Portata a modo. Allora, secondo Valentino no, perché trattasi di carta. Perché il ragionamento è giusto che ha fatto lui. Poi spieghiamo dopo dov'è che c'è un piccolo errore. Però diciamo che il suo ragionamento è molto interessante. Però comunque quello non è uno scarto e quindi se lo butta la vostra professoressa diventa comunque il rifiuto. Perché tutti voi avete detto una cosa importante, a parte lo prima, ma era sottointeso che si butta. Oggetto a fine vita che viene buttata. Oggetto, giusto. Cosa che non ha, che ha avuto la propria vita e che poi viene buttata. E qui dice buttata. Oggetto che si è rotto e che buttiamo via. Scarto che viene buttato via. Tutti avete detto
buttato, 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 giusto? Ed è proprio qui il concetto fondamentale, da cui la definizione corretta, quella proprio che è scritta nella legge. È il rifiuto qualsiasi cosa che si butta via. Punto. È inutile metterci aggettivi o altre parole di definizione. Non importa che sia uno scarto, che sia fine vita, che si sia rotta o che non si usa più. Queste sono cose che a noi non interessa. L'unica cosa che a noi ci interessa è il fatto che viene buttato via. Ed è qui la definizione di rifiuto. Qualsiasi oggetto che viene buttato via. Era semplice, no? Ora si sa, è semplice. Però vedete, la definizione di rifiuto quindi non è tanto l'oggetto, la sua utilità, se è nuovo, se è vecchio, se è costoso, se luccica o non luccica, se è in un negozio di vetrina o se è in uno scantinato. Quello che trasforma un oggetto nel rifiuto è la nostra azione di buttarlo. Quindi siamo noi che con l'azione di buttare via qualcosa creiamo un rifiuto. Perché se una cosa invece di buttarla via nel cestino, per buttarla via si intende nel cassonetto, nel cestino, ok? Magari no per terra, eh? Ma se una cosa invece di buttarla io la metto nel cassetto, ho creato un rifiuto? Se io invece di buttarla me la metto in tasca, ho creato un rifiuto? Quando è che creo un rifiuto? Se poi dal cassetto la butto per terra o la butto nel cassonetto, se dalla tasca la butto per terra nel cassonetto, ok? È proprio il buttare, cioè mettere una cosa in un contenitore che porta rifiuti. E la cosa importante da sapere è che nel momento in cui io butto una cosa, qualsiasi cosa, questa cosa non è più mia. Questa cosa diventa di proprietà di qualcun altro. E di chi? Secondo voi, ragazzi, se buttiamo di nuovo il diario, il quaderno della professoressa nel cestino fuori, vero? Non sì. Quel cestino, in un cestino fuori. In un cestino stradale. Sì. In un cestino stradale, di chi è? Dopo. Chi l'ha detto? Applauso. Applauso a Daniele, perché fa in maniera secca del comune. Bravo Daniele. Diventa del comune. E che cosa succede se... come ti chiamavi? Erika. Erika, te lo vedi e lo riconosci che è della professoressa, vai lì e lo prendi. Secondo voi che cosa succede a Erika che l'ha preso? Dimmi, come ti chiami? Isa. Lisa. Diventa di sua proprietà. E invece un'altra ipotesi? Daniele? Lo ruba. Altro applauso a Daniele. Ebbene sì, ragazzi, una volta gettato via il rifiuto, anche se nuovo, non è più di proprietà di chi l'ha buttato via, automaticamente diventa di proprietà del comune e se qualcuno lo prende commette un furto. Mando, cosa se ne fa il comune di questo diario che ha trovato, che ha buttato via la professoressa? Allora, la prima cosa che deve fare il comune una volta che raccoglie tutti i rifiuti è provvedere alla loro corretta gestione. Quindi se sono rifiuti che si possono riciclare, come vi diceva vostro compagno, vengano avviati negli impianti dove si riciclano. Se sono rifiuti che non si possono riciclare, devono essere smaltiti. Questo è il compito che spetta al comune. E il comune per fare questo lavoro ovviamente si fa pagare. Si fa pagare con le tasse che i vostri genitori e tutte le persone che sono a casa ci stanno guardando una volta all'anno, anzi in due volte perché c'è l'anticipo e poi c'è il saldo, paga la Tari, che è una tassa che serve per coprire tutti i costi di gestione dei rifiuti. Ci sono tantissimi comuni che questi soldi li spendono bene e fanno un ottimo servizio, ci sono altri comuni che non, questo servizio lo fanno male, ma questo è soggettivo e vale un po' tutto il mondo. Diciamo che nel Valdarno siamo messi così così. Non siamo proprio i più bravi d'Italia, ma non siamo neanche i peggiori. Si può solo migliorare, ma insomma c'è ancora da fare tanto. Ed anche per questo qui c'è il massimo esperto intergalattico di rifiuti, per provare a spiegarvi varie differenze dei rifiuti. Ma ora vi faccio una domanda molto particolare. Abbiamo detto
che può essere uno scarto, può essere un oggetto a fine vita, tante cose. Ma io facciamo un esempio molto più semplice. Scusate, esco dal campo visivo. Tanto hai un'altra telecamera che ti segue, che ti riprende. Aldo è andato a prendere un cellulare. Cellulare nuovo, funziona, non è finto, eh? Abbastanza ultimo modello, c'è un sacco di ricarica dentro, funziona. E io dico, ma senti, a me questo cellulare mi fa noia, voglio l'ultimo modello, non faccio nomi. Prendo e lo butto nel cestino. Poi vi saluto, arrivederci e grazie, e vado via. Quel cellulare è diventato un rifiuto? Daniele? Sì. Sì. Secondo Daniele sì. Secondo, non mi ricordo come ti chiami. Cristian. Cristian. Secondo me diventò un rifiuto, però poi può essere ritrasformato e può diventare qualcosa di nuovo. Allora, secondo Cristian sì, è un rifiuto, ma poi può essere ritrasformato. Te come ti chiami? Federica. Federica, secondo te? Sono d'accordo con quello che ha detto Cristian, perché comunque si possono recuperare alcuni pezzi che erano all'interno di questo materiale. Si possono recuperare dei pezzi, è nuovo, ragazzi, funziona, c'ho i soldi dentro. Come ti chiami? Antonio. Antonio. È un rifiuto e può essere riutilizzabile. Sentiamo anche te come ti chiami, non ti ho mai chiesto nulla. Lucrezia. Lucrezia. Anche secondo me è un rifiuto. Anche secondo Lucrezia è un rifiuto. Aldo. Allora, questa volta abbiamo trovato una classe molto coesa e omogenea. Perché mi piace questa classe. Perché tutti hanno effettivamente detto sì, è un rifiuto. Perché l'hai detto te, qualsiasi cosa che si butta, o che sia un cellulare, o che sia una gomma da masticare, che sia una scarpa, o che sia un orecchino, se lo butto diventa rifiuto. Magari uno dice, sì, ma proprio un cellulare nuovo vuoi buttare. Io lo voglio buttare, diventa rifiuto. È vero, come ha detto qualcuno di voi, che però attenzione, è vero che è un rifiuto, però si può recuperare qualcosa, si può quasi riciclare, vero? Però attenzione, è vero. Ottima osservazione. Ma io se lo butto nel cestino dell'indifferenziata, come quello lì, se va nell'indifferenziata non si ricicla niente. E come ha detto il vostro conduttore preferito, se io lo butto e qualcuno lo va a riprendere e fa un furto. Quindi se io butto questo cellulare nel cestino dell'indifferenziata, questo cellulare va a finire in discarica. Dritto, punto. Non si ricicla niente. Per poterlo riciclare, o almeno alcune componenti, cosa bisognerebbe fare? Arrivo Cristian. Bisognerebbe portarlo in dei centri nei cestini, bisognerebbe buttarlo nei centri di raccolta della RAI. Addirittura l'applauso a Cristian. Addirittura sa della RAI, Cristian. Bravo Cristian. Ha detto proprio bene Aldo Cancella, quindi mi arrogo io il permesso di dire che Cristian ha detto proprio bene. Per potergli dare nuova vita, dato che è un cellulare come qualsiasi altro componente elettronico, come potrebbe essere un computer, come potrebbe essere la telecamera di Franco, va conferito in spazi apposta. Questo per i componenti elettronici si chiama RAI. Che hai fatto? Hai sudato alla lavagna e non ti scrive più il gessetto? Ci sono più le lavagne di una volta, non ci sono più. Allora, che cosa sta scrivendo Aldo alla lavagna? Raccolta differenziata. Voi ne avrete sentito sicuramente parlare di raccolta differenziata, giusto ragazzi? Mi basta un sì. Sì, Aldo. Allora, quanti tipi di raccolta differenziata secondo voi esistono? Non dico proprio, aspetta, non dico proprio quella che riuscite a fare qui a Montevarchi o nelle vostre case se state in un altro comune. Quella che secondo voi tutti i metodi, tutti gli strumenti che il comune o altre aziende vi mettono a disposizione per separare i rifiuti, ok?
La raccolta differenziata vuol dire separare i rifiuti in base alla loro composizione, giusto? Proviamo ad elencare alcuni tipi di raccolta differenziata. Cristian, avevi alzato la mano. Può esserci la raccolta della carta, che serve prima, tutti gli oggetti di carta vengono raccolti. Raccolta della carta. Carta e cartone si mettono insieme, giusto? Altri esempi? Daniele. L'umido. Raccolta dell'umido. Tu come ti chiami? Sara. Sara. Secondo me anche parliamo di differenziata, quindi quali oggetti si possono differenziare? La plastica. La plastica. Chi aveva alzato la mano qua? Erika. Anche io volevo dire la plastica. Proviamo un altro. C'è la Lisa. Il vetro. Il vetro. Bravissimo. Era il tuo. Chi me l'ha alzato? Te l'hanno rubata. Mamma mia, ci hanno rubato il vetro. Che cosa ci potrebbe essere? Che di solito vanno insieme, plastica, vetro e? Vanno in un unico contenitore di solito. Alluminio. Metallo, metallo. Bravissimo. Metallo bravissimo. Cristian. Cristian è un pozzo senza fondo. Mi viene in mente un altro tipo di scarto che però non è esattamente in tutti i comuni. Ci sono poi molti scarti industriali. Scarti industriali. Sì, lì si entra in un mondo tutto a parte, ora lasciamolo. È un altro mondo. Però c'è Cristian, esiste. È vero, altro che... Allora ragazzi, pensate a tutti i materiali, pensate anche a roba che in casa ci avete di sicuro. Quindi il vostro compagno l'aveva chiamato come questi dove andrebbe? Nei RAE. Quindi RAE è per tutto quelli che sono i materiali elettronici. Raccolta apparecchiature apparecchiature elettriche ed elettroniche. Quindi tutto quello che è elettrico ed elettronico va da parte suo. Lucrezia. Le medicine. Le medicine scadute. Bravissima. Poi c'è un altro famoso. Chi gli viene in mente i farmaci? Come era il tuo nome? Niccolò. C'è un altro famoso. No, anche io volevo dire i farmaci. Però c'è un altro famoso. L'olio. Olio. Perché mi guardi, Aldo? Ogni tanto guarda la lavagna. Cristian, arrivo. A me penso andare bene, mi sono in mente le pile. Le pile, ma Cristian, mamma mia, io vorrei un altro applauso. Cristian, veramente, una dietro l'altra le tira fuori. Daniele, ti viene in mente nulla? Il legno. Bravissimo. Bravissimo. Un paio, poi abbiamo detto quasi tutti, ne manca un paio. Allora, i più importanti sono stati detti. Okay. Poi, questa non si è mai fatta, anche nelle altre puntate non si è mai fatta, oggi quindi vi dico non vi posso suggerire. Vi dico una cosa nuova. C'è un nome famoso che non è il nome corretto, ma è il nome per cui tutti lo conoscono, è il Tetra Pak. Che cos'è il Tetra Pak? Ce l'avete presente? Il poliaccoppiato, che sono quei contenitori, per esempio, del latte, dei succhi di frutta, che sembra cartone ma non è cartone. Ce l'avete presente? E che sembra alluminio ma non è alluminio. Quello argentato. Io ci metto Tetra. I succhi di frutta. Si scrive Tetra Pak, ma non è proprio il nome giusto, perché Tetra Pak è il nome dell'azienda che lo produce. Il nome vero sarebbe poliaccoppiato. Tetra Pak. Che... Nel Val d'Arno, sei Toscana, raccoglie insieme al multimateriale, ok? Quindi quando avete il cartone del latte e volete fare la raccolta differenziata, va messo nel multimateriale, cioè nel quel contenitore che accoglie plastica, vetro e metallo, ok? In altri comuni, in altre zone d'Italia, il Tetra Pak invece va nella carta, a seconda degli impianti di come riescono a gestirlo. E ci siamo quasi tutti, mancava una famosa. Vabbè, accontentiamoci di questo, poi se ci viene in mente qualcun'altra la facciamo. Questi sono i modi per separare i rifiuti, ok? Con la raccolta differenziata. Per fare questo
A volte si fa la raccolta porta a porta, cioè si lascia fuori il sacchetto davanti alla casa e poi passa uno spazzino e lo porta via. O se no, nei bidoni sono nella strada. C'è la campana per il vetro, per il multimateriale, quella per l'organica, eccetera. Gli altri tipi, i farmaci, di solito c'è un cassonetto davanti alle farmacie, spesso. Per le pile e le batterie è uguale, a volte il comune individua uno, due, tre zone, oppure davanti a tabaccai. Cioè, ci sono vari cestini. L'olio usato spesso è davanti a grandi supermercati, cioè hanno un contenitore. O comunque, se uno proprio non trova niente, c'è un posto dove c'è tutto, che è l'isola ecologica. Si va nell'isola ecologica e si possono portare questi rifiuti. Se si fa la raccolta differenziata, si riesce a riciclare il rifiuto. Se non si fa la raccolta differenziata, il rifiuto non può essere riciclato e quindi deve essere smaltito. Che vuol dire smaltito? Eccomi Cristian. Smaltito vuol dire essere eliminato in vari modi. Per esempio, so che la maggior parte viene fatta una specie di grossa buca, ci viene messo materiale tipo argilla e teli per impedire che le sostanze che si sciolgono finiscano nel terreno, e poi ci vengono riempiti vari strati di rifiuti. E questo sai come si chiama? Con una parola sola? Discarica. Scusate, ma io devo stringere la mano. Questo è un futuro ingegnere. Il massimo esperto intergalattico va a stringere la mano al vostro compagno Cristian. Verissimo. Un esempio di smaltimento di rifiuti è la discarica, che poi andremo a vedere la prossima volta che ci vediamo. C'è anche un altro impianto che smaltisce i rifiuti, non li interra, non li seppellisce. La discarica, detto in maniera più simpatica, è il cimitero dei rifiuti. I rifiuti vengono messi lì e lì muoiono. L'inceneritore invece è un impianto dove i rifiuti vengono portati per essere bruciati. Spesso poi con questo calore si recupera energia, ma non tutti gli inceneritori recuperano. Per cui o li interriamo i rifiuti o li bruciamo. Quelli che non separiamo. Da qui capite l'importanza di separare i rifiuti. Ma ricordatevi una cosa, e qui cambiamo discorso poi, i rifiuti, anche se sono separati, la carta con la carta, la plastica con la plastica, rimangono sempre rifiuti. Dici, ma che ci dici? Non è che se fate la raccolta differenziata state riciclando, no. La raccolta differenziata serve per mandare i rifiuti al riciclo, e attraverso il riciclo, quindi nelle industrie, nelle fabbriche, che si trasformano i rifiuti in nuove risorse, in nuove materie prime. Vi torna? Perché spesso si dice, ma te non ricicli. No, il riciclo lo fa l'azienda. Io persona faccio la raccolta differenziata. Poi c'è qualcuno che questi rifiuti differenziati li porta in una fabbrica, la fabbrica li lavora e a quel punto possono diventare materia prima, seconda, nuova materia. Capito? Non confondiamo mai il termine riciclo con il termine raccolta differenziata, che sono due cose ben distinte. Chiaro? Avete domande? No, sembra tutto... Con il massimo esperto del galattico dei rifiuti. Ma anche, devo dire, coadiuvato da un cotanto espertino, perché caro Cristian, la descrizione che hai fatto della discarica che viene protetta e tutto è precisa. Poi quando andremo vedrai anche con i tuoi occhi come fanno per proteggere il terreno. Però hai parlato di argilla, insomma, ci sei già stato in discarica. No, è che nel programma di l'anno scorso mi ricordo che questa cosa c'era. Però si ricorda anche il programma dell'anno scorso. La mia figliola, quando gli dico ma l'anno scorso, ma era l'anno scorso. Bravo Cristian. Allora dobbiamo andare in conclusione. Quindi per concludere, ora parliamo di numeri. I numeri sono facili, vero? La matematica è la vostra materia preferita? Bugia. Veramente la ginnastica, però andiamo avanti. Allora, secondo voi, chiudendo questa puntata di oggi, quanti rifiuti si produce a Montevarchi a testa al giorno?
Ognuno di voi, ognuno quanti di voi, rifiuti scannare da Montevarchi a testa di voi. Cristian, secondo te quanti al giorno? Secondo me se ne può fare in un giorno circa mezzo chilo. Mezzo chilo secondo Cristian? In un giorno. Daniele? Secondo me anche un chilo. Secondo Daniele? No, no, ma ognuno di noi, non la famiglia. In totale, non importa se differenziati o indifferenziati, quanti roba si butta al giorno? Diciamo così. Dipende che persona è. Dipende che persona è. È una media, dai. Per Daniele la media, la è, media è un chilo. È un chilo. Anche secondo me come Cristian mezzo chilo. Mezzo chilo come Cristian. Sentiamo di qua, Erika. Secondo me è un chilo. Un chilo per Erika. Lucrezia? Uno e mezzo. Uno e mezzo per Lucrezia. Un chilo. Un chilo. Un po' di più di un chilo. Un po' di più, uno e due. Uno e due. Circa un chilo. Circa un chilo, 900 grammi. Anche per me è un chilo. Un chilo. Anche per me più o meno un chilo. Più o meno un chilo. 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 A tutti. Un chilo. Un chilo. Un chilo. Un chilo. 3 chili. 3 chili. Oh. Un chilo. Un chilo. Anche meno di un chilo. Meno di un chilo. Meno. E abbiamo una vincitrice. Eh sì. E la vincitrice è Lucrezia. Applauso. Un chilo e mezzo. Bravo. No, comunque sono bravi perché generalmente i vostri concorrenti delle altre classi sparano delle 12, cifre 12, 15, 50, cioè hanno detto i maggiori numeri. Questo vuol dire avere comunque una certa cognizione, perché tra dire un chilo e dire 10 chili, insomma, vuol dire che uno ci ha pensato un po' meglio. Insomma, ha guardato perlomeno il sacchetto e si rende conto che un sacchetto di quelle dimensioni, 50 chili o 10 non chili, li può non tenere. Li può contenere. Quindi questa è proprio la media che c'è in Toscana, anzi a voler essere precisi, la media toscana è 1,6, per ovvia, ma si prende per buono 1,5. Un chilogrammo e 6 di rifiuti a testa al giorno, che moltiplicati 365, chi ha la calcolatrice lo può fare, quanto fa in un anno? Ok, quindi in un anno ognuno di voi produce più di mezza tonnellata, perché già dire 584 kg fa un effetto, dire mezza tonnellata fa già più un effetto. Sembra di più, no? Cioè mezza tonnellata, se mediamente in cassa siete in 4, che è un po' la media delle famiglie italiane, si supera le 2 tonnellate all'anno. Quindi ogni famiglia, anche voi che ci guardate a casa, ogni famiglia mediamente in Val d'Arno produce più di 2 tonnellate all'anno di rifiuti. Moltiplicatelo per tutte le famiglie che sono nel Val d'Arno, vi rendete conto di quante migliaia, decine di migliaia di tonnellate di rifiuti si producono e ai quali i comuni poi dovranno dare una risposta, dovranno poi gestirli come? Se avete fatto la raccolta differenziata li manderà a riciclo, se non l'avete fatta li manderà in discarica. E allora concludendo, dovete sapere che oggi, anche se gli ultimi dati sono purtroppo dell'anno scorso, dovete sapere che mediamente nel Val d'Arno la raccolta differenziata non supera il 50%, cioè non supera, manco ci arriva al 50%. Quindi si può dire che in una famiglia di 2 tonnellate all'anno, una tonnellata, a essere ottimisti, è raccolta differenziata. Una tonnellata va in discarica. Questi sono numeri e non si scappa. Una tonnellata al giorno? No, all'anno. A famiglia, cioè ogni famiglia del Val d'Arno manda, a essere ottimisti, perché ci sono comuni che non arrivano neanche al 40%, ma facendo una media, calcolando perché siamo bravi, che se arrivi al 50%, ogni famiglia del Val d'Arno ogni anno manda una tonnellata di rifiuti urbani indifferenziati in discarica.
E questo cosa vuol dire? Che purtroppo se non facciamo la raccolta differenziata saremo costretti a fare anche tante discariche. E noi non vogliamo, insomma, il Bagliarno è bello, ragazzi, ce lo invidiano tutti, sono venuti anche dei registi a farci film, quindi non vogliamo, no, trasformare il Bagliarno in una discarica. Poi la vedrete la discarica, è gestita, è mantenuta, non inquina, ma è sempre una discarica con tanto di gabbiani che ci volano sopra. Non è proprio bellissima da vedersi, anche se è un'azienda sana e seria che cura il territorio, va bene? Sproniamoci verso la raccolta differenziata per far sì che il nostro Valdarno rimanga il nostro bel Valdarno. Abbiamo detto tutto? No, non posso, cioè, sforo anche Cristian. Ora, prima si era detto, aveva detto che forse mancava un rifiuto, forse mi è venuto in mente. Dici? Il polistirolo. Il polistirolo nella raccolta differenziata. Polistirolo, diciamo, spesso viene perché messo Cristian insieme alla plastica. Concentrato su quello che dicevi, ma non contento dal ragazzo ligio quale è e da bravo studente è andato a ricercare. E allora, ragazzi, è stato veramente un piacere conoscervi. Mi sembrate una classe bella friccicherellosa sulla quale si possa, con la quale si possa lavorare bene, e quindi per quanto riguarda loro voi avrete modo di rivederli, avrete modo di riascoltarli con le loro domande belle, frizzanti e intelligenti quando saremo in discarica. Un grazie, glielo facciamo Aldo, un applauso per averci raccontato tutto quello che sta sui rifiuti. Un grazie a Franco che è stato paziente, bravo e ci ha ripreso. E come dicevo, grazie perché io ho potuto conoscervi alla vostra prof Nicoletta Alamanni. E allora loro erano la seconda C di, dell'Istituto Petrarca, ma non finisce qui. Con loro ci rivedremo fra qualche settimana, mentre con voi noi ci rivedremo, se lo vorrete, ma io ovviamente mi auguro di sì, la settimana prossima in un'altra classe, in un'altra scuola, con altri ragazzi, ma sempre con la stessa voglia e l'entusiasmo che questi giovani ci dimostrano giorno dopo giorno. Detto questo, buona vita dal profondo del cuore, ci vediamo la settimana prossima. Ciao a tutti!